Ragazzi, buon pomeriggio e bentornati incredibili su un nuovo episodio di Palworld pazzesco e assurdo. Allora ragazzi, ho mangiato e sono di buon umore incredibile e mangiando ho scoperto una cosa molto spicy rispetto all'episodio che ho registrato poco fa, incredibile. Cioè, avevo ragione io e allo stesso tempo non avevo ragione io, perché mi sono reso conto che io mi sono confuso. Io pensavo di averle costruite tutte le fabbriche di serie, invece questa è per le sfere palle, quella è per le armi. E poi, guarda che ho letto da bravo fagiano, questa non l'ho mai fatta, la fabbrica per la produzione in serie, che infatti, guardate che dice, banco di lavoro di qualità dove realizzare oggetti e protezioni. È questo forse quello che devo fare per farmi le armature, ragazzi, perché altrimenti non si spiega. Forse abbiamo risolto il problema, infatti ho messo subito a fare i chiodi. Ah, hanno già finito i chiodi, vabbè. Allora, a sto punto, ragazzi, che facciamo? La vogliamo fare subito? Vogliamo iniziare l'episodio con una botta di vita? Per vedere se ho ragione o no. Allora, fabbrica per la produzione in serie, ragazzi. Io la metterei accanto a questa e voilà! Ragazzi, vediamo se ho ragione. Allora, vediamo un po' se posso fare le armature. Oh yeah! Eccola qua, armatura di metallo raffinata. Eccola qua, che infatti servono 30 di quelli. Molto, molto, molto bene. E mi posso fare lo scudo giga! Lo scudo giga! Wow! Finalmente lo scudo giga. Io lo faccio subito, ragazzi. Scudo giga all day, ragazzi. Qui mi dice che potrei tenere altri due accessori, ma ottenendo determinati oggetti. Chissà che oggetti sus sono, vabbè. Possiamo farci l'elmetto raffinato. Però l'elmetto abbiamo quello verde, quindi io aspetterei un attimo. Non male, ragazzi, non male. Piccolo upgrade incredibile. Io me lo metterei subito questo scudo viola. Mamma mia, ragazzi. Potrei farmi il fucile a colpo singolo, però ci servono sempre i materiali sus. E io, tra l'altro, ho sbloccato un'altra roba che potrei costruire. Fabbrica, produzione e produzione di serie PAL per due. Sinceramente, per adesso vanno bene queste, ragazzi. Va bene, allora. C'abbiamo spazio nell'inventario? 402, ragazzi. Io direi di andare a fare un po' di esplorazione incredibile. Allora, io voglio provare ad andare da questa parte. Andiamo di qua. La montagna magari la facciamo nel prossimo episodio, ragazzi. Mi ispira da questa parte. Dobbiamo finire di esplorare il vulcano, andare verso la montagna innevata sus. E poi abbiamo questa parte qui, che infatti, vedi, avevamo incontrato questi mercanti sus, però non eravamo andati in questo pezzo di isola qua. Magari ci riserva delle sorprese, ragazzi, eh. Ho portato la torre, quella di Anubis, a livello successivo, quindi dovremmo avere un minimo di percentuale in più di cattura per quanto riguarda i nostri amici PAL incredibili. Sì, ma vedi, ragazzi, ci stanno rane ovunque, quindi è confermato che hanno messo i PAL di Sakurajima in giro per il mondo di Palworld, che è molto figa come idea. Ok, abbiamo catturato due rane, ragazzi. Maestria falegnameria. Abbiamo beccato una rana che ha una passiva buona per il legno. Non male, non male. Più che altro perché ho una marea di sfere PAL proprio base. Cioè, 856, quindi se posso catturare qualche PAL un po' più debolino. Tra l'altro, con il livello dell'altra volta mi sono messo 2000 HP, che non è male, secondo me. Dal prossimo livello cominceremo a portare su solamente peso trasportabile, a sto punto, che mi sembra una cosa abbastanza utile. Allora, qui c'è qualche PAL sus, va un po' a vedere. Mossanda Lux. Serio, il Mossanda Elettro, fico, dove sta? Dai, il pandino elettro, che non penso abbia la stessa passiva di Mospanda normale, che è il lanciarazzi della vita. Eccolo, ma quanto è bello, coi capelli sus, guardalo. Assolutamente lo catturiamo subito questo. Facciamogli un po' di fuoco, eh. Ok, gli abbiamo dato fuoco. Non male. Facciamolo bruciacchiare un pochino. Sfera. Boh. Ok. Un po' di fuoco sus. Porca miseria, che pugno. Assurdo. C'ha 3000 di vita sto coso, eh. Mica cavoli. Con calma, schiviamo questi colpi sus. E lancia fiamme incredibile. No! Ok. Vai. Vai, saltina. Ovviamente è scappato. Vediamo se lo riusciamo a catturare con le sfere verdi, ragazzi. Un'altra botta. Beh, lo scudo viola, ragazzi, è tanta roba comunque. Ok. Dai, 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 dai. 32. Perfetto. Molto, molto bene.
Mi sa che conviene che vada avanti con Saltina. Mi ha stupito quel Mospanda Electron. Sono molto curioso di capire quale sarà la sua abilità sus. Il Mospanda normale col suo panda brutale è tra le cose più rotte di Palward. Mi chiedo, quello elettro, non lo so. Allora, da questa parte niente, ragazzi. Io continuerei a esplorare quest'isola. Però voglio andare in groppa alla nostra Saltina, perché effettivamente è molto più veloce di Artiglio. Quindi mettiamoci la torcia e si va a esplorare. Ok, tu sei un trafficante. Dire che sei sus è poco. E il fatto che io abbia ricaricato l'arma prima di parlargli dovrebbe mettergli un po' di ansia. Allora, parliamo con questo tizio. Abbiamo compra contrabbando a un prezzo assurdo. Lunaris, l'Elfidran, vabbè, niente di straordinario. E immagino te li posso pure vendere, beh? Anche oggi si mangia bene. Molto sus quest'uomo, vabbè. Niente di interessante. Più che altro comprare sti palle non so quanto convenga, ragazzi, perché te li danno all'uno, quindi, insomma. Ma tipo se io facessi una cosa molto assurda, tipo questo e questo. Ma l'ho ucciso questa rana? No, uno di vita, vabbè. Catturiamo qualche rana. Guardalo! Ragazzi! Finalmente il primo shiny che becco con voi! In live! Guardala! Dai! Subito, eh? No, dai! Questa non posso neanche ucciderla, devo andare a fortuna così. Grande, ragazzi! Il mio terzo laghi palla assoluto. Lambal 1 su 12. Hanno aumentato di 2! Ora l'ho visto, ragazzi! Non sono più 12, non sono più 10, sono 12 adesso! I pal da catturare per avere il bonus. Dai, sei serio? E non lo sapevo però, l'ho visto adesso, a fortuna. 11 su 12, ragazzi, che da una parte forse è meglio perché è tutta esperienza. 12 su 12, ragazzi, questa è tanta roba, fammi vedere. Ma meno male che l'ho scoperto, vedi, non è più 10. Hanno aumentato tutto a 12. Vabbè, l'hanno fatto per far salire un po' di esperienza i giocatori. Che, come dire, chissà da quanto tempo stanno al massimo. Beh, hanno fatto bene. Secondo voi un Quagiro al 4 riuscirà a entrare in una sfera palle e basta? No, ragazzi. Io capisco che ha il buff per il fatto che ha tutta la vita, però ragazzi è ridicolo che un palla al 4 non entri istantaneamente in una sfera. È assurda sta cosa. Forse, ragazzi, siamo al 39 oggi, mi sa, eh? Sarebbe una botta di vita, eh? Sì, ragazzi. Questa è stata una scoperta, ragazzi. Ma meno male che mi sono accorto che mi diceva che adesso non sono più 10, sono 12, ragazzi. Sto catturando di tutto in questo laghetto, ragazzi. Meno male. Ok. Allora, i polletti mi sa che li abbiamo catturati, beh? Vediamo un po'. Ok, molto bene, ragazzi. Alla grande. Ma tipo questa cosa che li posso stannare con un colpo e catturarli è troppo crudele. Va bene, ok. Mi piace questa idea. 6 su 12. 12 su 12. Ragazzi, assolutamente saliremo a livello prossimo. Ah, questo no, ovviamente. Ok, un dinossom lo catturiamo subito. Ragazzi, ci manca pochissimo, veramente pochissimo, al 39, ragazzi. Sto godendo in una maniera che voi non avete idea. Catturiamo pure la scimmietta. Boom. Questa cosa è fantastica, che posso stannarli con colpo, comunque. È veramente illegale. Dai, ragazzi, livello 39, mamma mia. Queste sono le soddisfazioni della vita, ragazzi. Mamma mia. Ma meno male che mi sono accorto di questa roba. Ragazzi, se non me ne accorgevo era finita. Ci serve un'altra rana, ragazzi. Eccola. Bravo, entra dentro, su. Va, ranocchietta, dai. Ragazzi, 12 ranocchiette, non male. Ok, pure questo. Ma meno male che c'avevo tutte queste sfere azzurre, ragazzi. Meno male. Ragazzi, per me questo già è un episodio glorioso per vari motivi. Abbiamo scoperto l'armatura. Abbiamo scoperto questa cosa qui. E meno male che me ne sono accorto. Ho trovato uno shiny, ragazzi. Se non è un episodio epico questo, io non so cosa sia un episodio epico, ragazzi. Mamma mia. GG veramente. Non so se riusciremo a salire al 40, però, come vedete, ragazzi, stiamo facendo un botto di esperienza. Qualsiasi pal che vedo, ragazzi, lo cattura alla velocità della luce adesso, guarda. Se troviamo altri due coniglietti, abbiamo completato pure i coniglietti, ragazzi.
veramente l'isola del Godo. Le Bigard magari non le possiamo neanche mettere sotto, quindi eviterei di farlo. Però possiamo catturare l'ultimo coniglietto, ce la facciamo. Ok ragazzi, continuiamo la nostra avventura. Ah, possiamo catturare pure questa adesso, eh. Ok, 100. Un fuggitivo del deserto, va bene. Andiamo a aprire la torre. Ok. No, qui non c'è proprio niente, ragazzi. Strano. Possibile che l'unico pal serio di quest'isola era il Lux, il Panda Lux, serio? Non c'è sta altro in questo posto sus. Allora, andiamo al teletrasporto qui davanti e andiamo immediatamente avanti, allora, assolutamente. Voglio vedere che succede. Isola paludosa. Aspetta pure i pinguini, è vero, aspetta, aspetta. Un Gumos pure. Allora ragazzi, catturiamo pure un Gumos al volo. Ok, quello mi... attacchiamo pure lei. Ok, vediamo un po' se l'ho catturata. Ok, pure questa. Non male. Ok, apriamo pure questo. Oh, c'è qualcosa. Green Tail al 17. Vabbè, niente di straordinario, però lo catturiamo subito. Mi fa troppo ridere che gli vado di corsa, li stanno con la mount e poi li catturo. Però una cosa di una cattiveria unica che è rara. Troppo crudele. Siamo già a 39,5, ragazzi. Non vorrei dire niente, però, come dire, qui c'è un fuac. Catturiamo pure il fuac. E te, signorino, come facciamo? Quanto danno facciamo con una botta d'acqua? Ok. Facciamogli un attacco di veleno. Tra l'altro, prima volta che vedo un Green Tail in giro. Di solito non lo becco mai. Perfetto, pure questo è catturato. Molto bene, ragazzi. Molto bene. Sicuramente una delle mie più grandi creazioni è stato l'anello che basta metterli a uno di vita per catturarli, eh. Quella è proprio una roba assurda. Tra l'altro possiamo pure salire di livello, eh. Io a questo punto mi metterei un punto. Mi sa peso totale. Vorrei arrivare a 1000 di peso totale, ragazzi. Che secondo me può essere tanta roba. Guarda, ragazzi, se saliamo al 40, abbiamo fatto due livelli in una botta sola, che non credo sia mai successo. A questo punto, ragazzi, sono veramente indeciso. Mi sa che arriviamo a quell'isoletta e ci fermiamo qua con l'esplorazione. E insieme a voi farmo qualche pal piccolino e saliamo al 40, ragazzi. Che secondo me è un achievement importante. In Palworld salire a livello 40 mi sembra una cosa veramente positiva. Assolutamente, ragazzi, facciamo così. Arriviamo però ad aprire quell'isoletta laggiù, eh. Se, allora, se la statua di Anubis è un palio, allora ipotizzo che tutte le statue che incontriamo in giro da inizio il gioco siano, a quanto pare, pal. Però non li abbiamo mai incontrati noi questi pal qua. Qui posso entrare? Ah, questa è l'arena! Ma dai, abbiamo scoperto l'arena! Completiamo questo triangolino oscurato, così almeno abbiamo completato pure la mappa, va? Questo pezzettino qua vorrei esplorare, così ci colleghiamo all'altra base mia. Va bene, vediamo. Episodio, ragazzi, per me glorioso di Palworld, eh. Assolutamente. Siamo a livello 40, quindi cominciamo a sbloccare cose interessanti. Se sblocchiamo armi nuove, potenziamenti nuovi, come il mega scudo, la corazza nuova, magari un'arma che fa più danno, io ci riprovo assolutamente a fare la terza torre, ragazzi. Però ci deve essere una speranza. Qui c'è un dungeon sus. Wumpo Butan! Ma che cavolo è sto coso? Wumpo Butan. Sembra, ragazzi, sapete che cosa? Avete presente che c'è una serie su Netflix che si chiama Eric? Sembra il mostro di quella serie. E chi ha visto la serie capirà. Tra l'altro a livello 38, questo è un toro, eh. Lo catturiamo assolutamente. Bellissimo sei. Ok, vai Gelina. È duro questo, ragazzi, eh. Dai, dai, dai. 30. Dai. Siamo vicinissimi al 40, ragazzi. Veramente vicinissimi. Ok.
Fammi mangiare qualche cosa, ragazzi. E questo è stato più duro del previsto, questo pal qui, lo devo ammettere. Ci manca questo pezzettino, vedi? Questo pezzettino avremmo risolto tanta roba. Vediamo un po', eh. Comunque questo pal fortino, al 38, questo Wumpa, mi fa ridere il nome, è tanta roba, mi piace. Un altro Jormungandr, come mai c'è un doppione, 45 e 45, come mai ce ne sono due di questi? Sus, però al 45, ragazzi, questo lo lascerei qua, il pesciolone. Scusami, che vuol dire inizia a lanciare casse di lì? Ma pure questo è un evento nuovo? Ok, ragazzi, quindi oltre ai meteoriti in questo gioco adesso cadono risorse. Ok, va bene Palward, tutto bene. Wow, aspetta, c'è della roba assurda lì dentro. Aspetta. Farmaco del gigante? Progetto per elmo di metallo? Petrolio? 4 sfere e biancheria termica? Ragazzi, mamma mia. Però ragazzi, mi manca veramente un culo al 40. Quindi adesso saliremo al 40 sicuramente, eh? Andiamo a catturare a random due pal, perché voglio salire al 40 con voi, ragazzi. Cioè, abbiamo beccato negli scorsi i meteoriti e questo abbiamo beccato pure questa nuova roba del che ti lanciano robe dall'alto con le risorse dentro. No, vabbè, ragazzi, assurdo. Un altro shiny? Bro, ma che episodio è? Bro, un altro shiny? Due shiny in un episodio? Ragazzi, yo, livello 40 pure. Catturiamo pure uno di questi. Se catturo pure i bracconieri, GG, ragazzi, non ho mai catturato un bracconiere in sto gioco. Dai, serio, sì, almeno catturo pure i bracconieri. Abbiamo preso pure l'achievement, non ero mai riuscito a catturare un bracconiere. Dai, catturiamoli, su. Wow, ragazzi. Topperia, veramente. Allora, vediamo se riusciamo a fare proprio una cosa da pro gamer. Ah, se riusciamo pure a catturare il Melpaga lì, GG per noi, eh. Dai, catturiamoci pure un King Paga, dai, tanto per, eh? Tanto proprio per... Oh no, le Dixie, è vero! È vero, c'era pure la Dixie da prendere! Dai, che... Così è salita pure saltina al 38, ragazzi. Mamma mia, che episodio assurdo. Dai, ma è in assoluto forse uno dei migliori episodi di Palward da quando è iniziato la serie, ragazzi. Mamma mia. Dai, apriamo pure l'uovo robusto gigante incredibile, pazzesco assurdo. È nato un Angyu. Vabbè, niente di straordinario. Qui un Bushi e un Vinium Crist. Questo sarebbe la versione di ghiaccio di quello che abbiamo noi, di artiglio. Non male. Io qui mi potrei fare anche l'armatura di metallo. Mi manca un lingotto raffinato. No, lo facciamo nel prossimo episodio. Ma poi me la faccio off camera. Mo' vediamo, ragazzi. Intanto mi vado a riparare. Allora, inventario. Ci possiamo fare un altro punto. Io arriverei a 1000 di peso trasportabile, finalmente. Mi sembra una gran cosa. Qui possiamo fare un po' di robe, secondo me. Allora, abbiamo 5. Possiamo fare l'incubatrice elettrica per le uova. Carino, ne lancia di più. Però non so quanto può essere utile. Lancia di lili. Forgiata per punire chi non tratta i pal col dovuto rispetto, 450 d'attacco. Invece per quanto riguarda qui, a me sinceramente io mi vorrei catturare tantissimo un Ragnahawk. Poter cominciare a cavalcarlo, perché secondo me è l'evoluzione di artiglio, quindi non sarebbe male far la cavalcatura di quello. Ragazzi, che dire, episodio epico di Palward. Due shiny, pal nuovi, esplorazione, soddisfazione, armatura, armi, due livelli. Ragazzi, chiedo cose con voi e ci vediamo al prossimo episodio di Palward, sperando di andare avanti e scoprire cose nuove, incredibili.